si apre questa ruota è sempre una grande emozione. Ben trovato. Oggi abbiamo un compito difficile perché... Difficilissimo. Benvenuta Roberta. Allora, buonasera, buonasera. Come hai sentito? Qui oggi non sono sola, loro fanno le loro domande. Non solo, però mi sembra di capire che poi ci giudicheranno anche un pochino. Sì, ma del resto i nostri figli ci giudicano sempre. Ed è anche giusto così. Lo so bene. Mettersi in discussione prima di tutto, però... Prima di dar loro la parola, noi ci rilassiamo. Sì. Abbiamo chiesto in giro la gente cosa sa di te, cosa pensa di te. Sai quella che incontri per strada, sul marciapiede? Hanno risposto così. Vediamo. È Roberta Capua. Roberta Capua. Dovrebbe essere dell'Alta Italia. È napoletana. Non era una ballerina? Stata pure sull'Isola dei Famosi. È una presentatrice televisiva. Me la ricordo una mattina. Tappeto volante, forse. È la vita in diretta estate? Secondo me ha vinto Miss Italia. No, non credo che abbia vinto Miss Italia. Anche la mamma ha partecipato a Miss Italia. L'anni è... Penso che abbia 45 anni. Una quarantina d'anni. 33-34 anni. Ha 32 anni per me. Credo che sia sposata e abbia dei figli. Ha un figlio. È molto fine, come bellezza. Una donna molto elegante. Complimenti per questi 33 anni, cioè, portati alla grandissima, li confermiamo. Tutti. Ne ho... No, hai confermato 33 anni. Più di 20 di più. Sei sicura? Se la matematica non è un'opinione, sì. Però Dio prendo e porto a casa. Ma infatti sì. Sono contentissima. Cosa non hanno indovinato? No, qualcuno ha detto ballerina. Mai stata ballerina, no, tu? Qualcuno ha detto dell'Alta Italia. No, sono napoletana. Isola dei Famosi? No. Ci stai pensando? No. Di la verità ci stai pensando? No, non è un tipo di programma che faresti? Neanche Isola dei Famosi, però dai, molti ci hanno beccato. Tappeto volante, è stata in diretta, uno mattina, insomma dai. Dai, è andata bene, ti promuoviamo, un 6 glielo diamo. Sì. Ma sono felicissima di quei 33. Prima domanda dei nostri ragazzi. Chi la fa? Chi la fa? Eccoti. Vincere Miss Italia le ha fatto perdere di credibilità? Ah, che bella domanda. Difficile, eh? Allora, io la prima parte della mia carriera è stata nel mondo della moda. Un pochino essere Miss nel mondo della moda è stata una difficoltà in più. Ah, dai. Perché gli stilisti volevano la modella, una modella un po', diciamo così, impersonale, non conosciuta. Il prototipo della Miss non era proprio simile al prototipo della modella di quegli anni, negli anni 80. Perché doveva fare più rumore l'abito? Esatto, quindi in quel mondo lì è stato un po' un handicap. Invece poi quando ho cominciato a lavorare in TV, naturalmente il fatto di essere Miss Italia, ne parliamo ancora oggi, quindi vuol dire che è stato un qualche cosa che mi ha aiutata. Raccontaci quel mondo lì della moda milanese, che anni erano? Erano gli anni 80, nell'86 ho fatto la mia prima sfilata per Giorgio Armani, quindi quanti ho iniziato anni avevi? 17, non avevo ancora compiuto i 18. E mi ricordo una grandissima emozione. Ti confesso una cosa, ti racconto un aneddoto divertente. Per l'uscita finale indossavamo tutte un costume da bagno intero e una gonna di tulle enorme e dovevamo fare un'uscita in coppia, ragazzi e ragazze. Io avevo appena finito il liceo da poco. Si apre questa quinta, diciamo, della passerella, c'erano tutti questi ragazzi schierati e Giorgio Armani dice: sceglietevi il partner per l'uscita. Io avevo gli occhi di fuori, non avevo mai visto in vita mia così tanti... Dillo. Bei ragazzi, diciamo. Mi sono un attimo disorientata. Avevo puntato un biondo canadese molto ai tante, non ho fatto in tempo ad arrivare per dire facciamo l'uscita insieme, che mi ha acchiappato un altro americano, che non era male neanche lui, però un po' troppo, è stato un po' troppo così, però mi è toccato lui. Che fine ha fatto il biondo? No, non si è mai saputo. Mai più visto, non lo so.
Però è stata insomma la mia primissima esperienza di passerella, bella, divertente, e poi da lì piano piano ho cominciato. Ma quell'uscita con quell'abito romantico, mano nella mano, con questo tipo che adesso non mi ricordo neanche più come si chiamasse, è stato insomma un ricordo che porterò sempre, insomma, la mia prima. Sono nate anche delle belle amicizie in quel frangente, in quell'esperienza. Hai legato anche con altre modelle come te? Assolutamente sì. Molte ragazze che oggi magari fanno anche un altro lavoro, che lavorano in TV, così hanno cominciato nel mondo della moda. Quindi siamo diventate amiche. Ti posso citare, che ne so, Samantha De Grenet, Natasha Stefanenko. Eravamo tutte giovani, tutte poco più che diciottenni o anche meno. E vivevamo a Milano. Sì, che certo, amiche. Assolutamente sì. Sentiamo infatti Natasha come ricorda quegli anni. No, dai. Ciao Roby, ormai ci conosciamo da circa 30 anni. Eh sì, da quando frequentavamo la stessa agenzia di modelli, ti ricordi? Qui a Milano? E nonostante la tua giovane età, mi avevi subito colpito per la tua straordinaria serietà, per la tua professionalità ed eleganza. Doti che secondo me non ti hanno mai abbandonata. Io ti do un grandissimo abbraccio, in bocca al lupo per tutto, ti voglio bene e spero di rivederti presto. Ciao tesoro. Ciao. Io assolutamente non sapevo di questo messaggio, però ecco, lei è una di quelle che poi ha fatto tanta carriera, e all'inizio eravamo entrambe delle ragazze giovani con tanti sogni nella nostra valigia. Io arrivavo da Napoli, lei addirittura dalla Russia. E era solo la prima sorpresa per te, ne abbiamo altre. È una che proprio non ti non aspetti. Mi fate emozionare oggi. Dopo la pubblicità. Vi aspettiamo a ruota libera con i ragazzi del liceo Giannone di Caserta, tra un poco, e Roberta Capua. Sulle spine, perché hai detto che c'è un'altra sorpresa e quindi sono sulle spine. Ma ci arriviamo con calma. Goditi la passeggiata e il viaggio, anche perché, visto che il tuo tratto distintivo è l'eleganza, e ce l'ha detto poco fa anche Natasha Stefanenko, io voglio scoprire insieme a te cosa è elegante e cosa non lo è. E magari chiedere conferme ai ragazzi. Io devo dire... Pronta? Allora, facciamo così. Ti mostro. Dire a una persona... Sono ignorante in materia. Sai quando si parla alle volte, no? Ti chiedono se conosci un argomento, però tu non ti vuoi sbilanciare. Dire sono ignorante in materia è elegante o non è elegante? Userei forse un'altra locuzione. Non nel è elegante? Senso, no. Ok. Cellulare accanto al piatto. Allora, non elegante, però ci sono delle deroghe, nel senso... Io sono mamma, quando mio figlio è in giro, così ho bisogno di sapere, così io chiedo scusa e dico scusate, tengo il cellulare sul tavolo perché devo essere rintracciabile, confesso. Però diciamo come regola non sarebbe proprio non sarebbe elegante. Filo di perle? Il filo di perle è elegante, però può essere anche un po' noioso, bisogna un po'... Giocare? Sì, però è elegante, non si può dire che non lo sia, anzi è forse il simbolo dell'eleganza. Lunga telefonata in treno, elegante o non è elegante? No. È elegante o non è elegante? Soprattutto, io mi chiedo due cose. Primo, perché quando io tento di fare una telefonata in treno, la linea cade sempre, quindi anche volendo non la potrei fare. E invece c'è gente accanto a me che parla per ore. Primo. Secondo, un'altra domanda. Perché a voce così alta? Perché se io al telefono parlo con il mio tono di voce normale, si sente. Non c'è bisogno di dire parlare così. Chiaro, non ti arrabbiare. Oh no. I leggings, eleganti o non eleganti? I leggings dipende dall'età. I leggings, ragazzi? Sì. No. Non sono eleganti. Perché? No. Se lo dicono loro va bene così. Cappello dipende di paglia. Dipende come li accessoria. No, il cappello di paglia a me non piace. No, davvero? No, non lo amo. Neanche spiaggia? Non è elegante? No, sì, può essere anche elegante. Io non lo amo, però non posso dire che non sia elegante. Sto cappello di paglia. No, 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 non è elegante, no. Non è elegante. Ti ricordi di me? Terribile. È terribile. Perché?
se uno non si ricorda, un motivo ci sarà. Andare a dire ti ricordi di me metti anche in imbarazzo la persona che non si ricorda di te, deve arrampicarsi sugli specchi. No. Danilo? Danilo, dov'è Danilo? Quando tu incontri una persona che ti piace o che ti piaceva, glielo dici mai, ti ricordi di me? È capitato, è stato ma capitato, ma Francesca, capitare nella vita capita, certo che capita, però se dobbiamo dire, sarebbe meglio che non capitasse. Chiedere il bis di una pietanza, elegante o non elegante? Elegantissimo. Elegantissimo. Se una cosa è buona, uno chiede il bis. Regalare cibo? Super elegante, uno dei regali secondo me più graditi. Sia regalare del cibo, dei prodotti, delle cose così, ma ancora di più regalare del cibo preparato da noi stessi. Perché, amore, se io preparo qualcosa e te la regalo, vuol dire che ti ho dedicato del tempo, ti ho dedicato amore e voglio farti star bene. Quindi assolutamente super elegante. Però credimi, se ti regalo qualcosa cucinato da me, non è elegante per niente. Pubblicare sui social foto di pietanze è elegante oppure no? Un po' scontato, no, un po' banale. Bloccare un ex sui social è elegante o non è elegante? Bloccarlo proprio, ignorarlo direi. È più elegante sì. Ignorarlo, sì. Sì, sì, sì. Perché ora c'è tutte queste parole che usano i ragazzi, orbiting, gaslighting, no, questa è un'altra cosa, orbiting, ghosting, sì, sì, sì. Sì. Orbiting è quando no, ti vengo a cercare ma non ti cerco veramente, però controllo le ronzo storie, intorno per metto capire. I like, i post, sì. Ricontattare un ex, elegante o non elegante? Intanto è inelegante l'apostrofo, grande errore, molto inelegante, prof, matita? Rossa. Insomma, non tanto, soprattutto se l'ex, diciamo, è impegnato così, non è tanto elegante, un po' direi proprio di no. Minigonna e anfibi, elegante sì, o no? Sì, carino, mi piace. Più che minigonna e tacco. I ragazzi non sono d'accordo. Le unghie fantasia? Dipende sempre secondo me un po' dall'età, dai, se mi faccio io una cosa così magari sono ridicola, ma loro sì, sono carine, no? Sono ineleganti, loro dicono ineleganti, come sono serie queste ragazze. Ah, uè uè, capelli bianchi? Sì, molto. Molto, molto. Molto. Il capello naturale è tornato di moda, lo trovo elegantissimo, certo richiede un pochino di attenzione, poi un po' di cura, magari un pochino di trucco, un filo di trucco così, perché un pochino può tendere ad invecchiare, diciamo, sì. Però io lo trovo super elegante, mi anche piace io. Moltissimo. Scusa, come ti chiami? Vabbè, ma è terribile, ma no. 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 Vabbè, questa è una bestialità, farsi raccomandare non solo è inelegante, è ingiusto. È orrendo. È orrendo e basta. È orrendo e basta. Allora, altra domanda dei nostri ragazzi. Cosa volete sapere da Roberta Capua? Chi c'è? A chi tocca? Sono io. Danilo. Ah, eccolo, scusa. Danilo. La vedi? Sì, sì. Vai. Nel corso della sua carriera, c'è mai stato un collega particolarmente difficile da gestire? Elegante o non elegante rispondere? Allora... No, nel senso che io ho un carattere abbastanza accomodante e cerco sempre di mantenere l'armonia quando si lavora. Ho lavorato con dei personaggi che sono, diciamo, ritenuti un po' ostici come carattere. Oh, ma a chi ti riferisci? Oh, non capisco. Ti faccio vedere le foto? Ti rinfresco la memoria? Sì, dai, se lo fai tu è più elegante. No, beh no, con lui no, dai, lui... Luciano Rispoli, un grande signore. Il mio mentore, il mio maestro, uomo straordinario che ha inventato la televisione, che ha inventato un certo modo di fare televisione, che un giorno mi ha chiamata e mi ha detto vieni a sederti accanto a me sul divano del tappeto volante, una trasmissione secondo me mitica
che è stata la, diciamo, l'antesignana poi di tantissime altre cose che sono venute dopo e che forse potrebbe tornare in una versione, a me piacerebbe condurlo, un tappeto volante 2.0 con quella cifra lì, con la sua cifra, che era la cifra di una persona che amava intervistare le persone con curiosità, ascoltando le risposte dell'interlocutore, che sembra scontato ma non è così. E quindi assolutamente 2 anni di lavoro con lui, gomito a gomito praticamente tutti i giorni, perché in una parte della stagione facevamo anche il campionato di lingua italiana, tutte quelle cose che facevamo, sì, con lui, per dirlo, quindi 7 ragazzi, giorni su 7 insieme. È stato un maestro, ha insegnato tantissimo, sì. Era un tipo di televisione anche pedagogica, e questo signore dovreste studiarlo a scuola, lo diciamo al vostro professore. Sì. Andiamo avanti con le foto, perché tu hai lavorato anche con Teo Teoccoli. Ecco, lui è uno di quelli che, non me ne voglia, lo sa, considerato un po' difficile di carattere. Io invece con lui mi sono divertita tantissimo. Abbiamo fatto 2 trasmissioni insieme e lo trovo un uomo dall'ironia geniale. Certo, quando arriva alle prove vuol provare subito, ma che problema c'è, voglio dire. No, e poi... anzi, fossero tutti così. Infatti. Andiamo avanti. Giancarlo, Giancarlo, uomo molto ironico, dalla lingua tagliente, ma molto anche autoironico, e questo è fondamentale, perché è facile essere ironici, ma essere autoironici è un po' più difficile, quindi io l'adoro, gli voglio un bene pazzesco, anzi adesso gli mando un bacio particolare, perché so che non è stato bene, che non è stato bene, quindi gli mando un abbraccio e con lui mi diverto sempre. Altra foto, veloce veloce. Tiberio nazionale. Tiberio! Beh, tu ne sai qualcosa. Tiberio! Anche lui si dice sia un po' turbolento, ma anche lui adesso non sta bene a casa con un po' di febbre, sì, lo salutiamo con grande affetto. Lo baciamo, lo salutiamo. Io ho fatto 4 anni con lui di Mattino in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia, 4 anni memorabili dove abbiamo fatto veramente delle cose stupende, ci siamo divertiti un sacco, siamo amici, ci vogliamo bene, quindi... un bacio a Tiberio. E adesso un'altra sorpresa per te. Hai lavorato con questa persona, non è un uomo, ma ha condiviso momenti speciali con te, e siccome spesso si dice, no, che tra donne anche sia un po' complicato lavorare, invece con lei è andato tutto benissimo. Sentiamo di chi si tratta. Ciao Roberta, ciao Francesca. Allora, non tutti sanno che Roberta è un vento. Quando finivamo la puntata del tappeto volante, si salutava velocemente Zio Luciano, gli ospiti, tutto lo staff in studio, attraversavamo un corridoio che ci portava direttamente nei camerini. Oddio, i camerini. I camerini erano solo 2, giustamente uno per Zio Luciano e uno per gli ospiti, e io e Roberta ci cambiavamo in sartoria. Quando io arrivavo e cominciavo a cambiarmi, Roberta non c'era quasi mai. E un giorno chiesi alla sarta, Caterina, ma si può sapere perché Roberta ci mette così tanto tempo? Ma che fa, chiacchiera? Rimane chiusa in bagno? Non lo so. Ehi, ma quella da mo che se n'è andata, sarà già a casa. Io non ho mai capito come Roberta riuscisse ad essere così veloce. Io sono una veloce, ma lei velocissima. Perché Roberta è insuperabile. Cara Robby, ti abbraccio e ti auguro un mondo di bene. Che carina Rita. È vero, io ho questa cosa che quando finisco di lavorare mi cambio e scappo. Però questo è il retaggio del lavoro di modella, no? Che in una sfilata ti devi cambiare in tempo record. Quindi io in 2 secondi... Eri già pronta. E ha ricordato anche Caterina. Mentre che lei arrivava in camerino. Io ero già pronta, già fuori, già in macchina, già quasi a casa. Altra domanda dei nostri ragazzi, vediamo chi la fa. Tu. Ciao. Allora... io e mia madre abbiamo la stessa differenza d'età che c'è tra lei e suo figlio, e a volte abbiamo difficoltà a comprenderci, a comunicare. Chi proprio te l'ha a causa... detto? Scusa, chi è che te l'ha detto che c'è la stessa? Ha studiato? Ho fatto il calcolo. Ha studiato! Quindi quasi 40 anni, 39 anni di differenza io con mio figlio. Sì, sì, sì. E abbiamo a volte difficoltà a comunicare a causa di questa differenza. Mi chiedevo, lei come fa? Come riesce a gestire questa differenza con suo figlio?
Cioè, si sente questa differenza? Allora, la differenza si sente, ovviamente. Cioè, no, nel senso, no, perché si dice sempre che con i figli si fa fatica a parlare. Guarda, che... io ho il mio piccolo segreto, è quello di cercare di interessarmi il più possibile alle sue cose, di entrare nel suo mondo. Non voglio stare arroccata sulla mia posizione di sono la madre, non sono un'amica, e questo ci tengo a sottolinearlo, però mi interesso alle cose che piacciono anche a lui, a loro, agli amici. Per esempio, ieri sera li ho accompagnati a ballare, erano in quattro maschietti, macchina con me, mi hanno fatto una testa così di musica rap a tutto volume e io non ho protestato. Perché cerco di capire, certo, qualche volta ci scontriamo, perché è normale che sia così, lui ormai ha le sue idee, è grande, ha più o meno la vostra età, forse un anno di meno, però... Ma se ti dicesse accompagnami a un concerto con lui, tu ci andresti? Lo sai che ci vado, lo sai che lo devo accompagnare al concerto di Travis Scott, voi lo sapete chi è, un rapper americano... Il suo primo concerto, il primo concerto della sua vita, che ci sarà prima dell'estate qui in Italia. Accompagno lui e il suo amico Edoardo e da soli non possono ancora andare. No. E quindi ci sarò io. Sto studiando le canzoni, che non posso mica andare là e fare la madre che sta così. No, però a un certo punto nasconditi, perché secondo me gli fai piacere. No, perché mi devo nascondere? Io voglio fare un po' anche così. Come, no? Come? Vacci vestita, come si dice, vacci vestita? Drip. Con drip. Il drip, certo, cara, il drip, io so benissimo, sto già studiando il look per la serata, perché è importante cercare di uniformarsi, ma non troppo, nel senso di non diventare patetica, cioè la vecchia che si veste come una ragazzina, però neanche andare vestita... Così, cioè devo andare un po'. Infatti, quindi no, sto giusto. Studiando. Anzi, volevo chiedervi una cosa. Secondo voi, cargo, pantalone cargo, scarpa da ginnastica un po' così, e felpa, è troppo, è un drip? Sì, 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 approvato, drip, Luca ha provato. Drip. Senti, con l'età, non so, a me succede tutti i giorni. Io mi commuovo per tutto adesso, cioè è difficile trattenere. Non so a te come sei messa. Sì, certo, però vorrei evitare. Se fosse possibile oggi. No, la domanda è, cos'è che ti commuove oggi? Tante cose. Soprattutto gli affetti, le persone che mi stanno vicino quando mi dicono delle cose o mi dimostrano delle cose o fanno delle cose. Prima mi commuovevo di più per magari un film, una canzone. Oggi quello un po' meno. Ah, poi passa, mi dici, poi passa. Poi però okay. Peggio dopo. Ah, pure dopo peggio. Dopo è peggio, sì. Noi abbiamo pensato che sarebbe bello mostrare qualcuno di cui non parli mai e che ci teneva a essere qui oggi per te. È una persona molto importante della tua famiglia. Vediamo il filmato. Ciao Robby, sono a Londra. Come puoi vedere sono di fronte al London Eye. Volevo dirti che ti penso, che ti voglio bene. E anche se ci sentiamo tutti i giorni, mi faceva piacere mandarti un video. Spero di rivederti presto qui a Londra. Un bacio, ciao. Il mio fratellone, un pezzo del mio cuore, che vive a Londra. So quanto gli deve essere costato fare questa cosa, perché non è che ami molto apparire. Che dire? Ha scritto tante biografie tuo fratello. Sì, di attori, lui era esperto di cinema, di attori, di registi. Se dovesse scriverne una su di te, secondo te dove andrebbe a parare? Su cosa si concentrerebbe? Non so se... insomma, uno che scrive una biografia deve essere obiettivo. Non so se, visto che siamo cresciuti insieme, poi ci siamo separati perché lui è andato a vivere all'estero, così... Quando eravamo bambini litigavamo tantissimo e poi dopo invece ci siamo uniti. Nel momento in cui ci siamo separati, paradossalmente poi ci siamo uniti tantissimo. Non so che cosa scriverebbe, credo cose belle, ci vogliamo bene. L'ha detto, ci sentiamo tutti i giorni, però fisicamente ci manchiamo. Altra domanda dei ragazzi. A chi tocca? Vai.
Anch'io, come lei, sono di Napoli e in seguito mi sono trasferita in un'altra città. Quindi le volevo chiedere, come esprime la sua napoletanità? Io credo che la napoletanità sia una cosa che uno ha dentro, quindi la esprime sempre, nel modo di essere, nel modo di parlare, credo più o meno in tutto. È difficile incasellare questa cosa, che cos'è la napoletanità? È un modo di essere. Ma secondo me in cucina ti riesce bene. Beh sì, quello è uno dei modi in cui uno può esprimere le proprie radici. E allora ragazzi, che facciamo? Apriamo la ruota. Vieni, vieni, ti metto alla prova. Naturalmente. Facciamo. Stiamo parlando con la vincitrice di MasterChef, con una grandissima cuoca. Noi qui non abbiamo degli ingredienti veri, però abbiamo immaginato, no, di... Così, se dovessimo dare la ricetta perfetta... Scusami, mi stai mettendo alla prova? Certo. Non ti fidi? Sì che mi fido, ma non potendo assaggiare i tuoi piatti, voglio sperimentarli e con te. E se sbaglio? Se sbaglio, beh, ti correggeranno i ragazzi. Sì, beh, è un gioco, lo facciamo per sorridere. Vai. Lì ci sono degli ingredienti, sì. Sono magneti, okay. Li potrai attaccare a questa lavagna. Mm. Hai 20 secondi di tempo per darci una ricetta, okay. Dopodiché suonerà il gong e andremo a fare una verifica. Mi dici tu qual è la ricetta? Il primo piatto è senz'altro il menù alla bolognese, visto che adesso vivi a Bologna. Quindi il ragù. 3, vado? 2, 1, via. Allora, sedano, cipolla e carota per il soffritto, carne macinata, velocissima, pizzico di sale, io ci metto anche la pancetta, non tutti ce la mettono, ma nella ricetta della zia Franca c'è la passata di pomodoro, ovviamente, un po' di vino rosso. Io sono ancora a fare la spesa nel frattempo, lei già sta cucinando. Ale. Io non ci... Ah, beh, l'olio. Sì, certo, per fare il soffritto allora. È rimasto fuori, però magari ti diamo il bonus. Facciamo una breve verifica, vediamo quanti ingredienti hai indovinato. Beh, un bel po'. Macinato di carne, sedano, carote, cipolle, salettino, passata di pomodoro, vino rosso. Ah no, brodo vegetale io per esempio non lo metto. Mai? Nel ragù no. Tu non lo metti, metteresti l'olio, il pepe lo metteresti? Sì, un pochino di pepe, certo. Prima il soffritto, sedano, carote e cipolla con l'olio extravergine d'oliva. Ingrediente segreto? Il latte. Una goccia di latte a fine cottura per renderlo cremoso. Ok, prepariamo il secondo piatto. Attenzione, okay. Cerco di fare il più veloce possibile. Manca soltanto il sale. Ale, seconda ricetta, okay. Un classico della tradizione italiana. Anche napoletana, credo, vero? La melanzana alla parmigiana. Certo, napoletana. Come no? Rigorosamente con la melanzana fritta. 3, 2, 1, via. Ragazzi annuiscono, melanzana fritta. Fritta? Sì, parmigiano, passata di pomodoro. Vabbè, nel sugo di pomodoro un po' di soffritto, di sedano, carote e cipolla si mette sempre qua. Sedano, carota, la mozzarella. Dov'è la cipolla? Basilico, tanto basilico! Tanto basilico? Sì. Ok, vediamo che vabbè, cosa poi è. Olio, sale, ma quelli l'olio dopo scontati. Ma li dopo scontati, olio e sale, dai. Ok, sono dietetiche le tue melanzane? No, direi di no, no, perché se le friggi sono tutt'altro che se dietetiche. Se non è fritta, non è parmigiana di melanzane, è un'altra cosa. Eccole là. Vedi? Beh. I miei conterranei annuiscono. Hai indovinato tutto. Beh, ti manca sempre olio, sale e pepe, ma perché li do per scontati, dai. Va bene, va bene. Roby! Ancora? Ce n'è ancora? Ce ne sarebbe uno. Facciamolo veloce, veloce. Velocissimo, velocissimo, sì. Velocissimo. Ok? Ok. L'ultima ricetta è la genovese. 3, 2, 1, via. Ziti, cipolle, carote, sedano, vino... Non mi ricordo se è rosso o bianco, io ce lo metto rosso. Olio, ma lo metto, olio, sale. E pepe, non mi fregate più. Dov'è il pepe? Pepe, guanciale, pecorino, parmigiano. Allora, io non so neanche cosa sia la genovese. Allora, è un sugo fatto tutto di cipolla. Praticamente fai un pentolone pieno di solito soffritto, olio, sedano, carota, cipolla. Tanta cipolla, ci metti un bel pezzo di carne un po' grasso che tiri giù
un po' di sapore. Ma è un primo? È un sugo che si mangia con gli ziti, okay. È un tipo di pasta. Beh sì, dai, hai lasciato fuori il vino bianco. Ce l'avresti messo? Sì, per una sfumatina, sì. Si conferma, campionessa in cucina e di napoletanità, Roberta Capua. Grazie di aver giocato con noi, Roby. Rimani pure dentro la ruota. Sì, insieme alle tue ricette. Grazie. Ciao ragazzi. Continuate così. Grazie. Brunch. No, drip. Drip. Drip.